ma mi metti in mezzo che fai la presentazione. Poi guarda il tempo quando prende, e poi si fa quel bolino. Metti in mezzo che fai la presentazione. Senti, ma questo fa anche la registrazione audio. Sì, 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 sì. Pronto? Ok. Scusa, Regina, accendi. Buonasera a tutti, siamo a Manziana, Villa Clodia, per presentare il libro di Orazio Fegnani, L'arma letale, ovvero Cambiale sociale. Con me c'è anche Giorgio Vitali e poi arriveranno altri ospiti. Intanto, questo è il libro che Orazio Fegnani ha fatto una ricerca e già è uscito, adesso ha fatto una ristampa con l'aggiunta di altri capitoli e anche modificato un po' nella grafica. E, va bene, adesso do subito la parola a Orazio perché ha sempre tanto da dire. Ora do la parola prima a Giorgio. No, dai la parola a Orazio, possiamo parlare. Allora Orazio ci spiegherà perché ha fatto il libro, cosa parla il libro. Sappiamo che in questi ultimi anni molti di noi si sono chiesti che fine fanno i nostri soldi, le banche falliscono, e poi ci chiediamo come mai è nata la moneta, che scopo ha la moneta e perché è nata, come sono nate le banconote e cosa c'è dietro a tutto questo mercato. Adesso si parla molto di banconote virtuali, cioè banconote che sono solo un numero sui computer, però non c'è niente di controvalore. È questo che sta facendo crollare tutto il sistema. Anche se la matematica è una cosa perfetta, perché 2 più 2 fa 4 e nessuno dirà che farà un altro numero, però disciplina monetaria non fa 4. Però ecco, però ci sono delle applicazioni di matematica, appunto disciplina monetaria, come dicevo Orazio, dove tutta questa diciamo perfezione va un po' a svanire. Ecco, la parola a Orazio. Ciao a tutti, presenti e non presenti, quelli che vedranno il video, e allora entriamo nel vivo. Faccio una considerazione iniziale. Noi viviamo in una società, in una cultura e in una civiltà organizzata, strutturata, scientemente progettata per essere efficace, per essere il più possibile redditizia per i partecipanti al tipo di società, consorzio, alla nazione, eccetera, eccetera. E per fare questo non è più come 5, 8, 10 mila anni fa, che tutti facevano un po' quello che piaceva a loro, anche perché essendo a distanza di migliaia di chilometri un individuo dall'altro o un clan dall'altro, il fatto che fossero l'antitesi l'uno dell'altro non contraddiceva il loro desiderio di vita e alle loro modalità di essere. Invece oggi ovviamente, se non siamo strutturati organizzativamente in maniera efficace, creiamo danno agli altri. Spegni quel... E quindi per fare qualunque cosa dobbiamo imparare ad agire secondo queste priorità efficaci. Infatti tutti quanti andiamo a scuola, all'asilo nido addirittura, qualcuno poi arriva anche all'università, al master, e tutti comunque dobbiamo, per fare interagire all'interno della società, dobbiamo fare un'attività scientemente organizzata.
All'interno di queste scienze ognuno poi diciamo, aderisce a quella che più gli si confà, quella che più gli piace e più gli dà soddisfazione. Ma tutti, a prescindere da quello che facciamo nella vita diciamo lavorativa, nelle attività, dobbiamo comunque avere un unico e comune denominatore, e cioè interagire tramite la misurazione del lavoro della nostra attività, che contribuisce, come anche dice la Costituzione, al benessere collettivo attraverso la propria predisposizione d'animo, intellettuale e lavorativa. E che cosa succede? Quindi succede che ciascuno di noi viene valutato per quello che vale e poi diciamo inserito nel contesto sociale, lavorativo, imprenditoriale, professionale in base a questo valore che noi abbiamo. E questo valore in tutte le nazioni, negli stati del mondo si misura con una moneta. Nel corso dei secoli, dei millenni, le monete sono cambiate, sono diventate più disparate. Addirittura in tempo di guerra la moneta erano le sigarette, no? Le sigarette che regalavano gli americani quando arrivavano agli Shusha a Napoli erano valore, perché quelle sigarette lì significavano una prestazione. Un bambino di 5 anni che portava la signorina al militare americano, appena sbarcato a Napoli, gli dava le sigarette e lui con quelle sigarette sfamava la famiglia magari, no? Ecco. E quindi quello che è importante è il valore. Ma la cosa paradossale in tutto questo che abbiamo detto fino adesso, in un mondo organizzato, potenziale e anche reale, che produce ricchezza collettivamente, però non esiste una disciplina alla portata di tutti per poter poi utilizzare questa modalità d'uso della capacità umana, e questa scienza viene delegata ad un'elite che non lascia traperare niente tranne il modo di usarla. Lasciate pensare una cosa del genere, no? Cioè, come mai? Cioè, noi abbiamo un sistema che dalla nascita, ostetrica, ospedale, ginecologo, eccetera, eccetera, al becchino che ci porta dentro la fossa, è tutto misurato in valore e in denaro, e però questa conoscenza è riservata ai sacerdoti. Ai sacerdoti che sono gli stessi, ricordiamocelo sempre, sacerdoti in senso globalistico, anche questo, no? In tutti i sensi. E quindi occorre riflettere su questo: come mai una cosa che è così importante in un contesto umano, civile, in cui tutto viene misurato in una qualche, diciamo, qualche strumento che riesce a comprendere e a intrinsecare dentro di sé un valore, però questa cosa non viene divulgata, non viene insegnata, come ad esempio può essere, un qualunque altro tipo di studio, no? Un tipo di studio che permetta, che ne so, di avere la patente di guida piuttosto che il patentino per andare a cogliere i funghi, o che ne so, riparare gli ascensori, o fare il conduttore di caldaie, o qualunque altra cosa. Per fare qualunque cosa serve un titolo di studio, un diploma, un qualcosa. E invece no, noi tutti usiamo la moneta tutti i giorni, centinaia di volte al giorno anche probabilmente in alcuni casi, e nessuno di noi ha sentito o gli sia stato imposto o semplicemente consigliato di fare un corso per l'utilizzo della moneta. Come è stato? È una cosa grave, una cosa gravissima. Io quando lavoravo con 5 banche come cliente, facevo l'importatore e avevo
5 conti correnti su cui giravo anche un bel po' di soldi e ho dovuto imparare da solo, vedendo come facevano gli altri, ma è possibile una cosa del genere? Qualche informazione rubata qua e là da qualche amico sportellista o intermediatore finanziario o qualche cosa del genere, rubavo idee, anche perché non te le dicono, non è che dici sai, sono disponibile, ma anche i pesci più piccoli, gli sherpa, quelli che portano l'acqua con le orecchie, anche quelli mantengono il loro piccolo, diciamo, punto di ricatto e di forza, e di forza e di ricatto, per cui poi tu fai secondo quello che ti dicono loro, ma non sai perché. Sai, fai così, che ne so, fai l'assegno postdatato e lo metti nella cassetta di sicurezza e noi gli diamo lo sconto con sconto valuta al 20% all'anno, no? O anche 30 o anche 40. No, questo gli diceva il direttore di banca, ma mica gli diceva perché o per quale ragione meccanica, tecnica, scientifica andava fatta. Semplicemente ti diceva fai così, poi magari ti diceva una marea di cazzate come sempre succede, e quando era dunque ovviamente chi pagava le conseguenze, il solito discorso, no, come cultura focato, acquisce li impuliamo, qui te se incurano, scusate l'espressione, ma per essere molto chiari. Così è volgare, ma in programmazione neurolinguistica quando si usa un termine volgare arriva al cervelletto, no? E quindi si propaga molto profondamente. E allora, tornando invece a parlare seriamente, ma anche quella è un'affermazione seria, c'è ed occorre ed occorreva e più che mai occorrerà in futuro, vista la situazione degenerante che stiamo vivendo in questo ultimo periodo e sempre più sarà così. Occorre sapersi muovere e barcamenare all'interno di un sistema del tutto sconosciuto alla massa della gente. Ed ecco il motivo per cui io mi sono permesso di scrivere il mio libro. Il mio libro è non un libro qua, diciamo, qualunque come tantissimi altri, ma non perché il mio è più bello perché è mio figlio, no? Semplicemente perché affronto su questa, diciamo, premessa che ho fatto prima, il tema del valore e della gestione del valore pensando di proporlo a gente che non sa quasi nulla, come è la stragrande maggioranza della gente, il 99,9 periodico. Cioè, quello che sa la gente è qualcosa di riflesso da quello che ho detto io prima. Parli col direttore, parli con lo sportellista, ti dice qualche boiata che tu non sai se sia vera o meno, se sia attendibile, affidabile o meno, la prendi per buona perché ti fidi della persona, invece magari è un'emerita sciocchezza. E allora ecco il perché. Occorreva, a mio avviso, perché nel panorama dei libri che io ho conosciuto negli anni, indagine che ho dovuto percorrere per affinare le armi, non mi sono mai imbattuto in nessun libro, soprattutto in libri dottissimi, libri di profondità eccezionale, ma per esperti e soprattutto esperti dell'accademia, esperti del regime dominante attuale, mentre il regime dominante attuale è un duble passo. Come dicevamo qui mentre venivamo con Giorgio, tutto quello che si conosce nella nostra società per quello che riguarda la politica, la storia, la cultura in generale, tranne quella scientifica, e anche lì sarebbe da vedere, fare un distinguo, però noi viviamo in un mondo che è un grande Truman Show e quindi occorre andare a vedere che cosa è davvero reale, che cosa è uno specchietto per la dodole ad usum delfini. Allora il discorso è, bisogna fare un distinguo netto, ma soprattutto, fatto il distinguo netto, occorre ripudiare il regime della mistificazione e incominciare a raccontare le cose come stanno, le storie come stanno. Noi facciamo controinformazioni da 30 anni, Giorgio lo fa anche addirittura da 50-60 anni, figuriamoci. Ma oltre a noi c'è anche tanta gente, per fortuna, che l'ha fatto anche prima di noi, tipo sulla politica, Douglas, eccetera, eccetera, che hanno detto cose analoghe a quelle che diciamo noi,
ma partendo da una difficoltà molto più ampia, quindi bisogna dare riconoscimento a queste persone che effettivamente sono state dei grandi, perché hanno percepito la falsità del sistema e hanno tentato, con il sistema di comunicazione che c'era decenni fa o secoli fa, di proporre alternanze alternative al regime dominante. E quindi ecco, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fare intanto proselitismo per quello che riguarda, diciamo, la raccolta di adesioni nella nostra battaglia, perché da soli non andiamo da nessuna parte, ma soprattutto bisogna che questo proselitismo sia diciamo preparato, sia documentato e sia capace di fare le sue scelte anche autonomamente una volta avviato, perché qui bisogna sempre ricordarsi che noi siamo a estremo rischio di pelle, no? Perché quando noi facciamo una lotta al regime profonda, viscerale, come facciamo noi andando ad attaccare i gangli più reconditi del sistema, il sistema non è che sta lì impassibile, il sistema ti rifiuta, il sistema ti espelle, il sistema ti ammazza, come è successo a tantissima gente nota e ancora molto più numerosa quella non nota, che non si sa, che non è apparsa al grande palcoscenico dell'audience, no? Ma e quindi ecco, c'è questa diciamo bolla, questa diciamo meteora, questo buco nero nella società che crea questa ignoranza voluta, questa metodica produzione di popolazione assuefabile. Sì, vabbè, assuefabile, che andate a vedere assuefabile, che essendo perfettamente ignorante lo conduci dove vuoi, come dicevo prima, no? Vai a chiedere al direttore della banca, lo dice fai così e tu fai così, e magari è l'errore più madornale che puoi fare. Ecco, è chiaro che quando tu non hai competenze, non hai conoscenze, sei alla mercé del primo scemo che arriva e ti conduce dove vuole lui. Quindi occorreva occorrerà sempre più formare la gente. Quando tu c'hai una persona colta, diciamo scientemente consapevole, anche diciamo smaliziata, svezzata, è difficile gestire un sistema di falsità. È difficile. Non ti può. Ad esempio, questo sta già succedendo a livello politico, ne parlavamo stamattina con Giorgio e anche con Enrico, dicevamo appunto che c'era questo castello di falsità messo in atto dalla grande forza mediatica degli Stati Uniti, che controlla la massima parte dei giornali, delle televisioni mondiali, eccetera, che però oggi si scontra con internet e tutto, diciamo, i vari soggetti che fanno informazioni alternative, che ormai sono diventati centinaia di migliaia se non milioni, per cui pure se qualche, diciamo, se la massiccia parte è controllata dagli Stati Uniti e amici analoghi e quant'altro, però c'è comunque una grande quantità di siti alternativi che dice cose confliggenti e contraddicenti, quindi la gente comincia a correlare, comincia a fare i paragoni e quindi gradualmente la verità, se tu hai gli elementi, prima o poi, o quantomeno una verità più vicina alla verità assoluta, prima o poi diciamo, la si raggiunge. E allora, però, quello che è importante in tutto questo è sì la verità storico e politica, perché anche, ma la storia della politica dipende da questo. Cioè la storia e la politica dipendono dal denaro, perché gli Stati Uniti controllano la storia e la politica perché hanno l'emissione monetaria, controllano l'emissione monetaria mondiale attraverso la convertibilità del dollaro. Il Fondo Monetario Internazionale, WBO e tutti gli altri organismi mondiali, la Banca di Zurigo, Internazionale di Zurigo e tutti gli altri, lavorano in dollari. Quindi lavorando in dollari, e se io controllo il dollaro, controllo l'economia mondiale e attraverso l'economia mondiale controllo la politica mondiale, la storia, la cultura, l'informazione mondiale. E quindi
occorre andare alla radice, e la radice di tutta l'universalità mondiale e di tutte le varie branche dello scibile umano e dell'azione umana avviene attraverso il denaro. Quindi dobbiamo conoscere come si gestisce il denaro, e questo libro è l'abecedario, appunto partendo dalla consapevolezza zero che la maggior parte della gente ha, poi gradualmente porta a una serie di conoscenze, di consapevolezze che gradualmente portano a una formazione di un quadro generale complesso e più o meno completo. Con questo libro ovviamente non ritengo di aver esaurito il tema, perché è talmente vasto che le modularità dello strumento o degli strumenti è veramente infinita. Però intanto cominciamo, e poi probabilmente potranno venire altri libri. Io già ne ho scritto un altro e spero prima o poi di cominciare a pubblicare, però intanto parliamo di questo. E quindi qui in questo libro c'è, diciamo, un approccio storico a come è nata la moneta e a che cosa significava la moneta. Come ho detto già in altre occasioni, la moneta inizialmente attorno, almeno fino attorno al 1000 avanti Cristo, più o meno 700 avanti Cristo, volendo essere, diciamo, molto larghi, ma anche sì, fino attorno al 1000, diciamo, ha avuto la funzione non tanto di misurare il valore dell'oggetto, del bene, del servizio, ma di misurare la persona che ha prodotto quel bene, quel servizio. Cioè era la consapevolezza, il reciproco, diciamo, atto di riconoscimento fra io che acquistavo e quello che vendeva. Ecco la differenza, è enorme, è una differenza enorme. Cioè qui abbiamo trattato i due elementi del negozio giuridico, perché il negozio giuridico, il baratto, è un negozio giuridico, è anche nel codice civile italiano, come quello mondiale, in tutti i codici civili c'è il negozio giuridico fra almeno due, fra i due negoziatori, se non più o centinaia di negoziatori, ma ci devono essere almeno due che riconoscono la parità dei diritti dell'altro, perché se no il negozio giuridico non vale addirittura. Cioè io devo avere la controparte che è consapevole, maggiorenne, deve avere contezza di quello che stiamo facendo, deve essere non limitata nei suoi nelle sue capacità di trattativa, di disponibilità del bene, di assunzione dell'onere, dell'incarico, del debito o comunque dell'adempimento. Tutto questo oggi non esiste più, pure se nel codice e uno va in tribunale e poi lo fa valere, però nel rapporto giornaliero di interscambio non esiste più. A me non mi interessa se il cinese che mi ha prodotto, che ne so, le lampadine, la torcia elettrica, è morto per le esalazioni venefiche dell'acido cianidrico. E invece io compro la torcia cinese che costa 2 euro. Quando invece quello, per non morire e avere il rispetto del cinese che è morto per lavorare e produrre quel prodotto lì, o centinaia o migliaia di prodotti lì, alla fine è morto. E io non tengo conto di queste cose. Questo non è più un vivere etico, pure se avviene a 5.000, 8, 10.000 km di distanza. Noi la prima cosa che dobbiamo avere è il rispetto di chi ha capito e saputo fare e realizzare quel bene che mi dà mi risolve un problema, mi risolve un'esigenza. E quindi ecco, questo è il rapporto che bisogna riprendere, perché questo era l'origine e questo deve essere ancora adesso, perché al centro del mondo c'è l'uomo, non c'è il consumo, c'è l'uomo. Noi oggi siamo arrivati al punto in cui il consumo è più importante dell'uomo. È una follia assoluta questa. Allora, nel libro, appunto, nei primi 2 o 3 capitoli c'è la rappresentazione
di che cosa è avvenuto nelle varie fasi successive per arrivare dal riconoscimento del valore dell'altro alla negazione di qualunque valore dell'altro, perché quello è morto per vendere, per farmi comprare quella torcia lì. Ecco, e quindi c'è un approccio che va recuperato e va posto al centro, ma ancora più forte di quello che era originariamente 1000 anni prima di Cristo, perché quello che noi oggi possiamo fare con la tecnologia, la scienza e le conoscenze che abbiamo oggi, che possiamo addirittura clonare gli uomini, per non dire anche altre cose ancora più gravi, oggi siamo degli semidei, oggi siamo degli semidei. Quindi noi abbiamo delle potenzialità che possiamo mettere a disposizione degli altri uomini, e non solo non rischiando di ammazzare chi lavora, ma addirittura permettendo di non lavorare a chi non vuole più lavorare. Oggi possiamo essere in una fase in cui tutti i desideri, le necessità e le aspettative da parte di qualunque cittadino, consumatore, individuo, soggetto umano può riuscire a esaudire qualunque suo desiderio non neanche più lavorando, perché come abbiamo visto in tante occasioni, oramai le macchine robot hanno sostituito per la gran parte tutte le produzioni in serie a qualunque tipo di prodotto, di manufatto, eccetera. Ma ancora di più, entro una decina d'anni, e forse anche prima, ci saranno i cervelli elettronici che potranno fare anche tutte le opere dell'ingegno dell'uomo. Quindi noi oggi, preannuncio un altro argomento importantissimo, dobbiamo vedere quindi il valore dell'uomo riconosciuto a prescindere per una serie di motivazioni già in essere, ma dobbiamo per di più anche riconoscere che dobbiamo prevenire una serie di situazioni che si verranno a creare e che sono già adesso prevedibili, che ci mettono in competizione con una nuova genia senziente. Cioè noi avremo fra qualche anno i computer, forse 10 anni, 15 anni, ma non oltre, i computer che si replicheranno da loro, non autocoscienti, che avranno la loro capacità intellettuale di perfezionamento, addirittura esattamente come facciamo noi, attraverso le esperienze si perfezionano e si migliorano e producono e generano un altro essere senziente più di lui probabilmente. È questa la cosa drammatica che noi dobbiamo a questo punto affrontare, non solo quindi il riconoscimento del valore dell'altro, ma addirittura il riconoscimento di un altro essere alieno che già esiste, che abbiamo prodotto noi e che, se non siamo attenti, ci cascerà, ci eliminerà. Questa è una cosa gravissima, e nessun politico, cosiddetto politico, ha mai ancora preso in mano e ha valutato profondamente. È una cosa gravissima questa, è una cosa di una violenza contro il genere umano, è come se avessimo una bomba atomica che sta esplodendo a rallentatore e che prima o poi, entro 5, 8, 10 anni, ci porterà a dover essere dominati da una vita, perché a quel punto possiamo chiamarla vita, aliena, che ci soppianterà in tutto. E noi diventeremo schiavi e noi non ci saremo più fra un po'. Allora, i nostri cari governanti devono prendere atto di questo, non andare a vedere che il problema è il gender o non il gender. È qui che va fatto l'approfondimento e anche il tentativo di soluzione, a livello internazionale, non a livello qui, a livello nostro da quattro carbonari, no? Che pensiamo un po' diversamente. Qui dovrebbe essere i grandi della terra che cominciano a muoversi, altro che il protocollo 21, articolo 21. L'articolo 21 è un altro specchietto della Lodi che hanno messo in atto 20 anni fa, ma è uguale, non cambia assolutamente niente. Cioè sono fatti secondari, importanti quanto vogliamo, ma non così rilevanti come il tema del denaro e il tema dell'evoluzione scientifica. L'evoluzione scientifica, tecnologica e anche la realizzazione di robot autocoscienti.
Allora, in questo libro io ovviamente non analizzo questo secondo tema, che però ho voluto evidenziare perché è veramente lì che dobbiamo poi andare a intervenire. E la cosa diciamo si può fare non aspettando i nostri politici, che sono per altre cose impelagati e indaffarati, o le banche, che sono per altri interessi impelagati e indaffarati, ma agendo attraverso gli strumenti che noi avremo a disposizione, che poi dopo nel prossimo intervento vi racconto, andare a realizzare, a prendere in mano il potere di gestione delle nostre vite, sia nell'immediato attraverso l'utilizzo del valore diciamo ritornato alle origini, quello che dicevo prima del riconoscimento del valore del lavoro dell'altro, ma anche e soprattutto poi in una fase successiva anche andare ad affrontare il tema epocale che ci si pone davanti. Ecco, seguite voi. Aspetta, dopo, magari dopo con le domande. Intanto passo la parola a Giorgio Vitali, che oltre che a parlarci delle monete, delle banche, magari c'ha qualche problema di attualità, riferendosi sempre ai problemi dei monetari. Allora, si sente bene? Io vorrei fare un'aggiunta a quello che ha detto Razzi. Allora, nella presentazione di questo libro noi stiamo parlando di una potenzialità sociale notevolissima, legata appunto alla capacità sociale di una società, di un gruppo di persone di cambiare le carte in tavola, cosa che fino ad oggi non è stata possibile. Tuttavia in questi giorni, e lo diciamo e lo dico con grande soddisfazione, il quadro geopolitico internazionale sta cambiando in maniera rapidissima. I nostri amici poi lo vedranno nei prossimi giorni, perché già oggi c'è un cedimento della struttura occidentale, a sua volta struttura di supporto del potere economico finanziario usuraio, e questo cedimento non potrà essere solo di carattere militare o commerciale, è un cedimento che non potrà essere tamponato o puntellato nemmeno dai tentativi, gli ultimi tentativi partiti dagli Stati Uniti d'America di fare un accordo transatlantico preferenziale con l'Europa, una delle poche potenze rimaste ancora ancorate al sistema dell'usura e del debito. Questi sono i punti essenziali che vanno detti. Nel momento in cui tutta la società mondiale, noi l'abbiamo detto più volte, io ho parlato spesso di eterogenesi dei fini, io ho molte volte sostenuto che più tu spingi in avanti il tuo potere, più allarghi i tuoi confini, più trovi dei nemici che si affollano alle tue porte, stile deserto dei Tartari. Oh, qui c'è appunto un problema che invece va affrontato subito, ed è quello appunto su cui ha parlato Orazio. Qual è il vero sistema su cui si basa il potere occidentalista? Molti pensano che sia un potere legato agli armamenti, è un falso. È vero che la società americana si basa in prevalenza sull'industria pesante, e l'industria pesante è quella che ha determinato, potremmo leggere decine di testi, è quella che ha determinato buona parte delle scelte politiche del potere cosiddetto democratico, cioè i politici che si alternano alla presidenza degli Stati Uniti. Ma non è soltanto quello, anzi diciamo che quello è solo un aspetto marginale di un potere ovviamente marginale, che è il potere militare. Ma il vero potere è quello finanziario, economico, finanziario e bancario. Non potrebbe essere diversamente. Perché? Perché il potere economico finanziario è quello che lentamente, gradualmente, da circa 250 anni in qua, si è infiltrato in tutte le strutture
politiche e sociali di quasi tutti i paesi, meno quelli che sono riusciti a liberarsi, e a tutt'oggi non sono pochi, perché c'è tutto il mondo islamico. Tra l'altro ricordiamoci che il mondo islamico non è solo quello del Medio e del Vicino Oriente, esiste un Islam che è di un'importanza stratosferica, quello dell'Indonesia, di cui nessuno parla, anche perché hanno paura di parlarne, oltre ad altre organizzazioni. Ricordiamoci che l'Indonesia è un paese che ha più volte condannato, la cui Corte Suprema Penale ha più volte condannato ad esempio Israele per genocidio, cosa che anche Soros. Quindi non crediamo che noi, siccome stiamo subendo tutte le chiacchiere, tutto il pressing psicologico mediato ovviamente dai media qui in Italia o in Occidente in generale, siamo gli unici che siamo costretti a subire la unica mitologia, che non è vero, non è assolutamente vero. Il mondo islamico rifiuta quella mitologia, e siccome sono tanti, sono più di quanto le persone credano, le cose si ritorceranno contro l'Occidente in maniera sempre più grave e sempre più consistente, di tal che se l'Europa non decide di agganciarsi alla Russia secondo uno schema di carattere eurasiatico, è destinata a fare una brutta fine fra poco, nel giro di qualche anno, non dopo. Queste sono cose che ci dobbiamo dire. Quindi sta crollando il sistema, come vi ho detto, basato sul potere finanziario. Tant'è vero che oggi è vero che in Europa comanda il banchiere. L'Unione Europea è stata strutturata contro la volontà degli europeisti. Ricordiamoci bene che gli europeisti volevano una confederazione di stati sovrani. Questo erano gli europeisti, fin dai tempi di Mazzini, fin dal 1825. Si pensava ad un'Europa come confederazione di stati sovrani. Qui c'è stata una inversione di tendenza, perché nel momento opportuno, basandosi sulla debolezza ideologica e culturale di chi si stava muovendo nel senso dell'unificazione europea, il potere economico finanziario si è impossessato di questa realtà e oggi la governa senza nessuna democrazia. Ricordiamoci che il Parlamento europeo non conta assolutamente nulla, e noi di recente abbiamo denunciato presso la Corte Penale Internazionale proprio l'Unione Europea per essere assolutamente antidemocratica. La denuncia l'abbiamo presentata attraverso il nostro avvocato Maurizio Cerchiara, esperto appunto di diritto europeo. Le diciamo queste cose per dire esattamente, fare il punto della situazione. Allora, quali sono gli elementi che stanno facendo incrinare tutto il sistema? Intanto in Italia il sistema si è incrinato, perché non si può negare che il dito puntato contro le banche, siano esse piccole o medie, è un dito che riguarda poi tutto il sistema bancario. Allora, ci sono dei cittadini che sono stati penalizzati, e molti che non nemmeno ci credevano alla fine hanno cominciato a capire che ci sono state elaborate delle leggi di una assoluta antidemocraticità, come le norme che stabiliscono che le banche si possono appropriare dei beni, delle ricchezze dei depositanti, che è un assurdo. Detto tre o quattro anni fa, sarebbe stato concepito come un assurdo. Oggi queste cose passano perché? Perché col sistema comunicazionale che abbiamo, ed è un sistema studiato da loro signori e da tempo, e tutte queste operazioni stanno passando lentamente sulla pelle di tutti i cittadini. Fermo restando però che questi operatori non si rendono conto di quello che invece sta succedendo, che succede dietro le spalle. Questi continuano ad andare avanti così. Il banchiere europeo continua a discutere di idiozie
senza renderci conto che tutto il sistema nel mondo occidentale sta andando per aria. Una delle cose che voglio leggere qui, alcuni paragrafi, sono veramente importanti. L'altro elemento della potenza occidentale è il controllo delle fonti energetiche, soprattutto gas e petrolio. Fonti energetiche che per antica tradizione sono stati concepiti come economicamente equivalenti al dollaro. Si dice il petrolio si paga in dollari. Dice, beh, tanto che cambio. Invece in realtà non è così. Se il petrolio si paga in dollari, siccome chi gestisce il dollaro è padrone del petrolio, è comunque padrone del petrolio. Bisogna ricordare appunto Saddam Hussein. Appunto. Che voleva pagare in euro e gli hanno fatto pagare. Attenzione, attenzione. È un sistema lo stesso, come chi gestisce l'oro, chi ha i depositi pieni di oro gestisce il movimento monetario, perché la carta moneta non conta niente, non ha mai contato nulla, dipende da chi la gestisce e da chi la stampa. Allora, cosa è successo? È successo che Saddam Hussein ha tentato di sganciarsi dal dollaro e ha fatto una brutta fine. Oggi la situazione è completamente cambiata. È qui che voglio fare ugualmente riferimento alla situazione bellica in Medio Oriente, perché la vittoria strepitosa degli anti-occidentalisti in Medio Oriente, soprattutto in Siria, è prodromica Medio Vicino Oriente, è prodromica di cambiamenti rivoluzionari che si susseguiranno con ritmi incalzanti. Allora, cosa c'è scritto qui? Esclusivo, l'Iran vuole che le sue nuove forniture di petrolio vengano pagate in euro. Allora, quello che non è riuscito a Saddam Hussein, fesso, un uomo fesso, lo sappiamo, che ha pagato con la vita le sue fesserie, soprattutto quello di mettersi contro l'Iran, per conto degli americani. Quello sì, ingenuo, ma insomma, si può essere ingenui fino a quel punto. Allora, tanto chi perde è semplicemente perché è un ingenuo. Allora, quello che non è riuscito a Saddam Hussein riesce automaticamente all'Iran. Ma che cosa sta facendo l'Iran? L'Iran fa un'operazione di grandissima intelligenza che può fare oggi, perché i rapporti di forza militari in quel settore sono cambiati nel giro di un mese. Perché basta un mese per cambiare le cose. Le grandi rivoluzioni sono preparate per secoli, poi invece si realizzano in brevissimo tempo, come ci insegna la rivoluzione francese. Allora, questo è un articolo di cui voglio leggere alcune frasi. L'Iran vuole che gli arretrati delle decine di miliardi di dollari che gli sono dovuti dall'India e dagli altri acquirenti di petrolio siano pagati in euro, e sta anche fatturando in euro le nuove vendite, puntando a ridurre la propria dipendenza dal dollaro in seguito all'alleggerimento delle sanzioni del mese scorso. Ho letto questa frase, è importantissima. Perché c'è stato l'alleggerimento delle sanzioni? Perché gli occidentalisti le stavano già buscando in Medio ed Estremo Oriente. Ecco che c'è la concatenazione degli avvenimenti, dove l'economia, la finanza, le vittorie militari, gli scontri in atto di qualsiasi tipo a tutti i livelli, poi alla fine si congiungono uno all'altro e fanno una catena che può essere positiva o negativa, ma in questo caso per noi è positiva. Perché? Perché se l'Iran vende il suo petrolio, e iniziando l'Iran gli altri gli andranno dietro, in dollaro, il dollaro perde totalmente il suo potere. Perché se, come l'oro, se nessuno chiede l'oro come garanzia, l'oro smette di contare qualcosa. È così semplice. E tanto è vero che chi segue i TG in questi giorni sente degli strani commenti da parte di certi economisti, i quali ad esempio di fronte al crollo delle borse, che non poteva che verificarsi ovviamente, anche se è falso,
di fronte a cosa consigliano l'acquisto dell'oro, cioè l'oro vale di più. Qui non c'è, cioè devi avere dei punti di riferimento. Nel momento in cui il riferimento ritorna a diventare l'oro, perde di valore il dollaro, perché il dollaro è l'alternativa all'oro e lo è sempre stato. La sterlina regge, perché quella che regge è la sterlina oro, non la sterlina in quanto nome o quanto espressione del potere di un ex impero ormai finito. Quindi questi sono i punti essenziali. Crollerà il sistema dollaro-centrico, crollando il sistema dollaro-centro, crolla anche il sistema dei finanzieri, dei Rothschild e dei Rockefeller. È inutile che le persone pensino che sia il contrario. Non avranno capacità di ripresa, non potranno riprendere, perché il loro sistema di potere sta crollando. E c'è poco, basta dirlo, io sono contento di dirlo adesso, perché lo dicevo 20 anni fa, 30 anni fa, c'è un momento di rottura, c'è un punto di rottura necessario, e questo momento avviene adesso. Peccato per noi che non sappiamo prendere al balzo la palla, perché questo sarebbe il punto essenziale di tutta la questione. L'Iran, non solo, ma nel momento in cui l'Iran ha deciso che la moneta alternativa è l'euro, scusatemi, ma che cosa ha deciso? Ha deciso di diventare l'ago della bilancia dei rapporti tra l'Europa e l'America. E nel momento in cui l'Iran sposa l'Europa, non come il fesso che vuole fare qualche accordino da quattro soldi, ma sposa l'Europa dicendo: guardate, l'euro vale di più. Va. Nel momento in cui l'Iran dice. Allora, nel momento in cui l'Iran dice: l'euro vale più del dollaro, e basta, è finito. L'euro vale più del dollaro. E non dimentichiamoci che l'euro è comunque presente in tutto il mondo. Ciò costringerà i gestori dell'euro o a cambiare criterio, cioè a cominciare a ragionare in termini geopolitici o di nuova potenza egemone, o dovranno togliersi dai piedi, perché non avranno la capacità e la forza di gestire la situazione. Un esempio tipico è quello dell'impero ai tempi della conquista dell'America, quando in Spagna, cioè nella sede centrale dell'impero, vedi caso la Spagna dove arrivava l'oro era diventata la sede centrale dell'impero che prima stava in Germania, vedi che stranezza, l'impero a un certo punto doveva gestire tutto ciò che comportava la gestione dell'oro, che lì è stata la chiave di volta del 5-600. È stata la gestione dell'oro, l'arrivo di tutto quest'oro, l'inflazione relativa all'oro e quant'altro, inutile che entriamo nel merito. Però queste cose sono importantissime, dobbiamo tenerle presente, perché se noi seguiamo questo filo conduttore possiamo capire tutto quello che avverrà dai prossimi giorni in tutto il giro di quest'anno, con tutte le trasformazioni politiche e sociali che ci saranno, anche in Italia. Sì. L'Iran ha anche comunicato ai propri partner commerciali, i quali devono allo Stato miliardi di dollari, che vuole che i debiti siano saldati in euro invece che in dollari, ha affermato la fonte che ha una conoscenza diretta della questione. Cosa significa? Che se io ho dei debiti in dollari e li devo saldare in euro, devo comprare gli euro, se no quello non accetta. Allora se tu devi comprare l'euro, è come prima che quando volevo comprare il petrolio dovevo comprare i dollari e tu mi vendevi i dollari al prezzo che dicevi tu. È una semplicità estrema. Allora tu americano che vuoi comprare il petrolio dell'Iran, perché è lì la chiave di volta, perché il petrolio dell'Arabia Saudita sta finendo, l'Arabia Saudita non conta più niente, il petrolio americano non c'è più, e allora tu americano per comprare il petrolio dell'Iran devi acquistare l'euro. Ecco cosa significa il cambio di egemonia. La prima egemonia è quella economica, diciamo in senso lato, no? Non fa la piega. E se assieme a questa egemonia ci mettiamo l'egemonia eurasiatica del mondo russo, di tutto il mondo che grava attorno alla Russia, vecchio impero russo che ritorna e si riaffaccia,
E ricordatevi, con questo chiudo, che avrei altre cose qui da dire, ma insomma, che una formidabile frase di Napoleone, che se ne intendeva, e disse nel 1810, prima ancora della sconfitta in Russia, nel 1810 dice: se in Russia uscirà fuori uno zar con il cuore nei coglioni, la Russia sarà la padrona del mondo. È quello che sta avvenendo. No, io mi riferisco ancora all'euro che verrà utilizzato per la compravendita di petrolio. Allora, tutte le battaglie che ci sono state fino adesso per l'uscita dell'euro non vengono azzerate, conviene anche all'Italia a questo punto rimanere nell'euro, visto che diventerà una moneta sempre più forte. Sono movimenti coinvolgenti che non cambiano il quadro generale della situazione. Oggi l'euro per il paese europeo è uno strumento di schiavitù. Noi dobbiamo comunque trovare un sistema per alleggerire questa schiavitù, che può essere appunto quello dell'utilizzo della cambiale sociale come moneta alternativa o come moneta complementare. Ma non è detto che, siccome l'euro sta diventando una grande potenza di carattere strettamente economico e per gli scambi economici, non è detto che questo euro debba scomparire. Noi dobbiamo in ogni caso modificare il nostro rapporto di servitù nei confronti di chi gestisce l'euro. E io qui, su Scappatempo, leggo un bel articoletto che è veramente di una chiarezza estrema, scritto da un tedesco. Ti passo la parola a Orazio. Allora, bisogna diciamo, considerare appunto tantissimi aspetti. Uno degli aspetti da rilevare, e qui adesso poi esamineremo parecchi, è quello a cui ha accennato Giorgio, e cioè che il denaro, il valore del denaro o dell'oro, o del denaro rapportato al dollaro con il sistema gold standard, non è la ricchezza, come ha dimostrato l'avventura, diciamo, le vicissitudini dell'impero spagnolo fra il 5 e il 600, quando in Spagna arrivarono dalle Indie occidentali circa 25.000 tonnellate di oro, di argento, una cifra esagerata, no? Ci fu il collasso, vale, ma... collasso forse? Come? Ci fu il collasso all'epoca o no? Ci fu il collasso all'epoca perché tutto questo collasso. Esatto, è là, esatto, ha prevenuto quello che stavo per dire, e cioè l'impero spagnolo subì un'inflazione drammatica, e poi l'Europa successivamente in seguito alla Spagna, e tutte le merci crebbero esponenzialmente di prezzo, di costo. E quindi perché? Perché c'era non più una correlazione fra le merci prodotte e l'oro che le rappresentava. E in un sistema gold standard quello è vincolante, e se uno dei due parametri diciamo viene diciamo abbandonato o svisato, interpretato malamente, il sistema economico monetario va a rotoli. Ecco, quindi anche questo è un elemento che va tenuto conto nella emissione monetaria. Allora, io volevo partire da questo presupposto per fare però una premessa velocissimamente. Noi siamo in un sistema monetario che allo stato attuale in Italia, faccio riferimento come premessa alla premessa, a questo aforismo che fa: chi sa fa, chi non sa insegna, chi non sa neanche insegnare dirige, chi non sa neppure dirigere fa il politico, chi non sa nemmeno fare il politico, poi dico tutta una serie di cose che i nostri politici non sanno fare, allora eleggono i politici. Quelli che non sanno fare i politici, ecco, questa è diciamo, la scaletta demenziale corrotta. E allora, in questo momento in Italia noi abbiamo la svendita del patrimonio dello Stato dal signor Prodi, che adesso si fa oracolo e dice: oh, c'è la crisi mondiale che è in arrivo. Oh cavolo, ma tu non lo sapevi 30-40 anni fa che facevi l'economista? Lo sapevamo noi e tu non lo sapevi. Vabbè. Poi i vari economisti e poi i vari ministri e quant'altro hanno regalato la Banca d'Italia ai privati, e poi ecco, notizia dell'altro ieri, il fondo BlackRock ha comprato un'altra
tranche di tutto il valore della Banca d'Italia, per cui adesso c'è circa il 5,85% della Banca d'Italia, della Unicredit, per cui attraverso l'Unicredit, che detiene il 67% della Banca d'Italia, noi abbiamo il fondo americano dei pensioni americani che gestiscono la moneta italiana e quindi anche la BCE attraverso la Banca d'Italia. E figuriamoci quindi la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e poi a scendere quello italiano, quanto parola in merito alle decisioni economiche e finanziarie ci hanno. Questo per dire in quale bordello siamo dentro. Ma non è manco tutto, perché poi c'è la distruzione delle garanzie elettorali, l'omaggio dei beni comuni, acqua, coste, litorali, castelli, edifici storici, la regalia delle grandi industrie di Stato, l'EFIM, eccetera, la devoluzione delle garanzie costituzionali, vedi legge 130-99, oppure il Porcellum, tanto per dirne un'altra, la sottoposizione delle prerogative dei diritti nazionali alle leggi straniere, vedi prima lui accennava al TTIP, alla TESA, al FATCA, all'ESM, eccetera, eccetera, e poi l'elevazione esponenziale della tassazione che nell'arco di un trentennio è passata dal 20% all'80%, siamo quasi all'80% di tassazione, la svendita delle azioni della Banca Depositi e Prestiti, la devastazione delle falangi di dirigenti del decimo livello dell'Ufficio delle Entrate, la promulgazione del testo unico bancario in esclusivo vantaggio privato e in danno pubblico, l'istituzionalizzazione e legalizzazione del gioco d'azzardo come karma di insegnamento alle giovani generazioni, lo scempio dogmatico del concetto basilare della nostra società di diritto di possesso su cui si basa tutto il castello del diritto nazionale, e poi non so, la passiva e inetta tolleranza all'invasione eufemisticamente denominata immigrazione, alla ratifica dei trattati internazionali che ho detto prima, alla devoluzione della nostra libertà parlamentare ceduta al Parlamento Europeo senza dire una ma ne ha a ciascuno di noi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutto questo ci ha ridotti a schiavi, però la soluzione c'è e adesso ci arriviamo. Allora, pochi sanno, molto pochi, saremo forse qualche centinaio a livello italiano, che tutto il corso della storia conosciuta e probabilmente anche prima, contemporaneamente hanno sempre, l'ho accennata prima a Giorgio, contemporaneamente hanno sempre convissuto vari ordini di misurazione del valore, contemporaneamente. Pochi sanno altrettanto che scientificamente e tecnologicamente ci sono molti sistemi di misura, per esempio c'è l'MKS e il CGS, e convivono contemporaneamente, sono validi tutti e due, e i tecnici, gli ingegneri, i progettisti o gli scienziati si rivalgono e rifanno a ciascuno di questi due sistemi, ma ci sono anche molti, c'è per esempio il sistema inglese, tanto da dire per quello riguarda le unità di misura, di calcolo, eccetera. E quindi ci sono molti riferimenti in contemporanea di valutazione per ciascuno voglia fare qualunque valutazione che possono essere presi a metro di misura. E i metri di misura sono anche diversi fra loro e a volte anche antagonisti e antitetici. Ma questi sistemi di misura devono avere comunque delle caratteristiche di certezza della misura, delle funzioni, degli elementi, componenti, la loro essenza che li certifichi come attendibili. E per esempio nelle monete ci sono alcune funzioni che devono essere osservate e queste devono valere in qualunque sistema di misurazione. Anche prima parlavamo delle sigarette date agli shusha, la sigaretta ha un costo di produzione, quindi quantomeno c'è un costo di produzione industriale che va valutato. Per arrivare appunto alla banconota, in modo da capire bene di che cosa parliamo, la banconota ha anche lei un costo industriale di produzione, ma non è l'unica cosa che è valida, perché la banconota deve avere la caratteristica di essere considerata affidabile, quindi deve essere meritevole di fiducia, deve essere localizzata in un determinato territorio, deve avere le caratteristiche di scarsa
tollerabilità di variazione, perché se no non è più funzionale, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte queste caratteristiche hanno accompagnato tutte le unità di misura del valore nel corso dei millenni. Per andare solo a qualche anno fa, diciamo un secolo fa, quando è nato, diciamo un secolo e mezzo fa, quando ad esempio Adam Smith e poi altri, Proudhon, Douglas, Hayek, eccetera, Keynes, eccetera, eccetera, hanno postulato una serie di cose, hanno formulato quella che è la definizione attuale della banconota e della moneta, della moneta prima e poi della banconota, che incarnava il valore monetario. Questa banconota quindi deve avere delle caratteristiche peculiari. Nel corso dei secoli, dei due secoli circa che esiste la banconota come la conosciamo noi, ha cambiato, ha proprio mutato genesi, il che già anche questo la dice lunga sulla travisazione che è stata compiuta nel corso di questi 200 anni, 250 anni, anzi no, 320 anni, 694, 1690, 322 anni. E quindi noi oggi ci ritroviamo uno strumento che, oltre ad essere diverso da quello che dicevo, quello originario di 1000 avanti Cristo, del riconoscimento del valore dell'altro, ci troviamo ad avere una banconota che è una cosa completamente diversa dal titolo al portatore che era originariamente. E originariamente la banconota non era manco una nota di banco, era invece una nota di cambio, cioè una cambiale. Prima però di arrivare alla cambiale sociale, volevo ricordare alcuni elementi diciamo funzionali della definizione ed essenza della banconota. E quindi deve essere, per esempio, se vogliamo dare un vero valore concreto a una moneta alternativa e non confacente al sistema, deve essere al di fuori del sistema, perché se no fa parte del sistema. E nel corso dei due secoli, quasi no, dei tre secoli e passa di cui parliamo, ci sono stati molti esempi di monete inconvertibili nelle altre, perché si può convertire o no. Per esempio, nel sistema monetario internazionale attuale, nel sistema dei cambi di Zurigo, come abbiamo detto prima, si usa il dollaro come diciamo unità di misura e come modello di scambio, di interscambio fra le varie monete, perché bisogna sempre ricordarsi che se io voglio cambiare l'euro in yen devono passare attraverso il dollaro, non è che passo da yen a euro direttamente. E quindi c'è questo sistema, diciamo, morboso, corrotto, di questo sistema che è stato introdotto nel 1944 e poi perfezionato nel 1971, che ha diciamo messo in piedi questa struttura logica ammalata. E quindi però nel corso di questi tre secoli e passa ci sono state invece delle banconote che sono state inconvertibili, cioè chi le voleva usare le usava per sé, per la famiglia, per il vicino, per all'interno dello Stato, al limite all'interno dell'ente locale, del comune, della comunità montana o quant'altro, o al massimo all'interno dei confini nazionali. E quindi sotto questo profilo ci sono state anche delle banconote incredibilmente strane, tipo per esempio la banconota emessa dalla Reich Reichsbahn, non mi veniva, non me la ricordavo più, e cioè dalle ferrovie tedesche, ma lo stesso vale anche per le associazioni dei commercianti di Roma, quando nel 76-77 per motivi vari la zecca dello Stato non aveva sufficiente quantità di moneta sonante, per gli spicci furono introdotti per un periodo di un paio d'anni i cosiddetti mini assegni, i quali erano banconote a tutti gli effetti perché erano titoli al portatore, al contrario dell'euro attuale che non è un titolo al portatore e non è una banconota. Quindi mettiamo in chiaro anche questa cosa qui, e quindi i nostri cari governanti
della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e della Banca Centrale Europea, che non hanno niente a che spartire gli uni con gli altri, non interferiscono e non possono interferire gli uni con gli altri, non ce lo scordiamo manco questo, non hanno nessun titolo per poter far valere ed imporre al popolo europeo di far emettere e circolare e accettare l'euro. È stata un'imposizione calata dall'alto, tant'è che per esempio i danesi e i francesi hanno detto che non volevano entrare dopo referendum nel sistema dell'euro, e invece i nostri cari governanti, anche quelli più democratici tipo i danesi e i francesi, hanno detto che non ce ne frega un cavolo di quello che pensate voi, noi abbiamo messo in piedi questo sistema, ci serve questo sistema, ci fa comodo e voi lo utilizzate che vi piaccia o no. E allora, per tornare però agli altri elementi costitutivi di una vera moneta alternativa, o anche complementare, ma in opposizione al sistema, perché la complementare può essere sia convertibile che inconvertibile. E quindi, diciamo, ci sono molti aspetti che non sono chiari e che andrebbero esaminati uno di seguito all'altro, ma